Interessante su questa delibera, ma sicuramente un punto fermo ci deve essere. Il punto fermo è quello che quando ci sono delle regole, proprio il rispetto di tutti coloro che le rispettano, vanno rispettate fino in fondo a tutti. Questo ci piove sopra. Capiamo perfettamente gli interventi che hanno detto che il settore è in crisi, lo vediamo sotto i nostri occhi, ma io dico ancora di più, è ancora più in crisi in periferia che nel salotto buono di Pordenone. Questo non lo consideriamo. Allora le proposte che dovranno venire anche la diversificazione tra attività commerciale in centro a Pordenone e quella subito nella periferia, che viene veramente in modo così disattesa e sconosciuta. Tutte le attività si fanno in centro, il centro diciamo che la crisi la sopporta meglio rispetto alle periferie. Invece penso che sia venuto molto interessante qualche intervento per quanto riguarda invece questa amministrazione. In momenti di crisi l'amministrazione deve farsi carico di questo e dovrebbe proporre qualche innovazione. Abbiamo sentito che in altre città lo fanno, ma non è che il Pordenone deve essere meno di Siena o meno della Via Monte Napoleone di Milano. Evidentemente il Pordenone deve proporre in questo momento anche alcune modifiche, alcune innovazioni per quanto riguarda l'aiuto al commercio. Le facciamo pure per le persone che hanno difficoltà per quanto riguarda pagare gli affitti o a fare un'azienda artigianale, perché non attivarsi anche per quanto riguarda il commercio? Sembra quasi che ci sia una più attenzione per quanto riguarda i bar che si allargano esternamente rispetto ad altre attività. Io invece penso che questa sera sulla discussione sia molto interessante. Ecco, una regolamentazione anche dell'occupazione del suolo pubblico. A noi piace vedere la nostra città bella, è bella la nostra città, e perché non attivarci con dei regolamenti ancora più precisi e più magari mirati? Abbiamo visto nel tempo passato, siamo intervenuti anche per quanto riguarda la tendenziatura del corpo delle case antiche, determinando alcuni colori del pastello e non altri. Anche qui do ragione a chi ha detto in pratica anche sulla occupazione del suolo pubblico dare delle regole, nel senso che non possiamo trovare una così occupazione sul pubblico centrale che non riconosce il valore delle nostre vie del centro storico di Pordenone. E magari ecco, lasciando un po' più fantasia alla periferia che non ha questi vincoli, anche se Pordenone gode di porti storiche come Torre, eccetera, che anche lì dovrà sottostare a questo. Per cui il mio voto sarà a favore di questa delibera proprio in virtù e a rispetto di tutti coloro che invece puntualmente pagano, si attivano e rispettano le regole. Questo vale sia per l'attività commerciale, ma anche per l'attività edificatoria e tutto quello che succede a Pordenone. Il sindaco, quando si insediò, disse appunto che noi non vogliamo essere presi in giro in questa città. Per cui chi è in difficoltà può anche rivolgersi all'assessore, chiedere dilazioni, chiedere collaborazione e magari dare suggerimenti. Ma quando, rispetto degli altri suoi colleghi, a mio avviso, deve pagare la tassa per lui.